Sicuramente la terapia con gli inibitori della tirosina chinasi, in particolare della chinasi di BCR-ABL, ha rappresentato una tappa fondamentale per la sopravvivenza dei pazienti con leucemia mieloide cronica. L'efficacia di questa terapia fa sì che la sopravvivenza di questi pazienti ormai sia simile, anche se non del tutto uguale ancora, a quella di una popolazione di pari età e con uguali caratteristiche che non ha la leucemia. È molto importante però, per ottimizzare ulteriormente la terapia, che noi esattamente identifichiamo quei pochi pazienti che non riescono ad ottenere il pieno beneficio dalla terapia con gli inibitori delle tirosine chinasi, perché a questi pazienti possiamo proporre anche dei cambi di terapia, possiamo aggiustamenti di terapia che possono effettivamente permettere loro di avere risultati sovrapponibili a quelli della popolazione che risponde bene. È molto importante quindi monitorare esattamente quella che noi chiamiamo la risposta dei pazienti alla terapia, che è un discorso di quantità di malattia ad una certa distanza dall'inizio della terapia stessa ed è un discorso anche di velocità con cui determinate riduzioni della massa leucemica si ottengono in risposta a una specifica terapia. Noi lo facciamo questo in due modi, non soltanto da un punto di vista ematologico, cioè valutando il numero dei bianchi delle piastrine, perché questo purtroppo da solo non è sufficiente, ma abbiamo bisogno sia di un'indagine citogenetica e dobbiamo vedere sparire dalle cellule presenti nel sangue midollare la presenza del cromosoma Filadelfia, che è un marcatore specifico della malattia, o con metodi ancora più sofisticati, che sono dei metodi molecolari che ci permettono di raggiungere dei livelli di sensibilità superiori a quelli della citogenetica stessa e che permettono quindi di distinguere la presenza di una cellula leucemica anche su 10.000 o 100.000 cellule globali che abbiamo nel nostro midollo. Questi sistemi effettivamente ormai sono diventati parte integrante della maniera con cui dobbiamo seguire o, se preferite, monitorare la risposta dei pazienti con leucemia mieloide cronica. Chiaramente i pazienti che rispondono di una leucemia mieloide cronica in terapia con inibitore delle tirosine chinasi, che rispondono meglio alla terapia, sono quelli che hanno una più veloce riduzione della massa leucemica, quindi risposte che noi definiamo più rapide e nello stesso tempo anche più profonde. Come dicevo, con sistemi di tecniche molecolari come la PCR riusciamo a raggiungere livelli di sensibilità che sono anche estremamente elevati, una cellula su 10.000, una cellula su 100.000, e quando non vediamo più le cellule a questi livelli, in realtà vuol dire che il paziente probabilmente, non sappiamo se lo possiamo definire già del tutto guarito, perché magari se sospendiamo la terapia la malattia si ripresenta, però sicuramente non ha rischi di progressione o limitatissimi rischi che la malattia, continuando la terapia, si ripresenti. Sì, un altro dato fondamentale che sta emergendo è che non soltanto la qualità della risposta, quindi la profondità della risposta molecolare che si osserva, ma anche la velocità di ottenimento gioca un ruolo molto importante e soprattutto gioca un ruolo molto importante anche la valutazione della rapidità dell'ottenimento della risposta molecolare. In questo effettivamente lo studio cosiddetto Decision per primo dimostrò già 2 anni fa che in realtà una soglia, raggiungere una soglia e superare una soglia del 10% di trascritto ibrido BCR-ABL a distanza di 3 mesi è un elemento favorevole estremamente importante perché questi pazienti hanno una sopravvivenza ottimale del 98% a distanza di 3 anni, mentre coloro che non raggiungono questa soglia hanno statisticamente uno svantaggio in termini di rischio di progressione, così anche di sopravvivenza. Un passo importantissimo in questa direzione è stato fatto all'incirca 4-5 anni fa, quando degli inibitori cosiddetti di seconda generazione, quindi più potenti dell'imatinib nell'inibire le tirosine chinasi
di BCR Adelson, in realtà sono stati impiegati non solo come seconda linea, ma anche come terapia direttamente come terapia di prima linea. Come alcuni risultati che si sono ottenuti, studi clinici controllati di fase 3 con questi farmaci, hanno dimostrato non solo come in parte poteva essere atteso che la risposta è più profonda, più rapida, ma anche che effettivamente questo corrisponde a un minor rischio di progressione iniziale della malattia stessa.